Allora, lo dico veramente, non è una metafora, perché io animo un cineforum vicino, molto vicino alla piazza, vicino alla piazza del 14 gennaio. E nel mio spazio, Africa, il mio spazio era quasi liberato, ma tutti parlavano in modo molto molto libero, quelli che venivano al cineforum. Abbiamo creato questo spazio di libertà, di parola. La gente parlava di tutto, ma di tutto, senza censura. E la polizia lo sapeva, perché in Tunisia era così, ci sono alcuni spazi, ma molto, molto confinati, molto limitati, dove la gente può parlare, intellettuali o artisti. E il 14 e il 15, il 16, quando sono sceso nella strada, ho avuto la sensazione che il mio spazio limitato è divenuto, si è allargato subito alla strada, ma con una differenza grandissima, è che non sono stato io l'animatore di questo. Un dibattito spontaneo, senza animatori e senza film, senza schermo, come se il film, subito, la barriera tra il film e il spettatore è distrutto, e che quello che abbiamo visto sullo schermo diventa la realtà. Ho avuto realmente queste impressioni, ma all'inizio. Dopo c'è un'altra cosa, e sono naturalmente, finisco con questa distinzione che Gilles Deleuze fa, lui parlando, Gilles Deleuze, il filosofo francese, parlando della rivoluzione, e lui fa questa distinzione tra le devenir rivoluzionaire e l'avenir rivoluzionaire, e dice non è la stessa cosa.